Tommaso Cancellotti è uno dei reduci del Pescara dello scorso anno, sembrava dovessi andare via, poi invece hai convinto giorno dopo giorno il tecnico Colombo e oggi sei a Pescara. Sì, giorno dopo giorno mi sono impegnato, ripeto, come ho detto prima, grazie anche allo staff e ai compagni che mi hanno messo nelle migliori condizioni possibili, perché quando è un gruppo di ragazzi che lavora tanto, lavora sodo, ti viene naturale insomma dare il massimo, e non che questo prima non avvenisse, però come ho detto in precedenza si respira davvero un'area molto positiva, dove conta lavorare, conta il particolare, questo ti porta a tirar fuori il meglio di te. A chi dice che questo Pescara è il Pescara di oggi, perché mancano ancora dei giorni alla fine del mercato, è un Pescara inferiore tecnicamente, almeno sulla carta, a quello dello scorso anno, tu cosa rispondi? Rispondo che alla fine c'è il rettangolo verde che parla, quindi siamo carichi per dimostrare che non è così, che il lavoro che stiamo facendo porterà i propri frutti. Siamo una squadra nuova, ma di persone vere che hanno grande voglia di dimostrare, di lavorare, di darsi da fare, di sudare la maglia. Può essere per te un problema giocare sapendo probabilmente che il prossimo giugno andrai via? Sono disposto comunque ad accettare di rimanere scadenza, e come ho detto in precedenza ad accettare tra virgolette il rischio di rimanere scadenza. Mi concentro giorno dopo giorno nell'allenamento quotidiano e a dare il massimo per questa maglia fino a quando sarà. Poi se la società mi darà l'occasione di rinnovare il contratto, di poter rimanere qua a Pescara, ne sarò contentissimo, e fino a quel momento io darò il 200% per il Pescara e per potermi guadagnare sul campo il rinnovo di contratto.